buonasera e benvenuti. Siamo qui per presentare il bellissimo volume di Antonio Vannugli, dedicato a Giovanni Baglione, ricerche su Giovanni Baglione, iconografie, ritratti, dipinti mobili fino al 1600, il rapporto con il naturale. Devo dire che il libro concede molto di più di quanto la ristrettezza del titolo tenda a far immaginare. È un libro straordinario che parte, diciamo, fondamentalmente dall'idea di confutare questo rapporto scontro, in fondo, con Caravaggio, e su cui per molto tempo la critica si è, e la storia si è accanita, e trovando una propria individualità in questo autore straordinario, a partire proprio dal ripercorso di alcuni ritratti, quello bellissimo in copertina recentemente acquisito dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, ma anche l'altro incredibile già pubblicato da Longhi alla fine degli anni 60, quello attualmente nella collezione Colomer. E dicevo che Vannugli realizza questa raccolta molto concentrata, molto intensa, molto densa, in 15 capitoli. Probabilmente avrebbe bisogno di una ulteriore elaborazione, perché sono talmente tante le tematiche, le problematiche, le criticità affrontate, che si avverte, come primo avvio di un lavoro straordinario, questo che abbiamo oggi tra le mani. E devo dire che Vannugli lo fa con un po' di insofferenza e qualche elemento di pazientimento, e come di chi non ha perso ormai la pazienza. Vi leggo una piccola frase del post-scriptum, scusate se comincio dalla fine. Allora, nonostante l'articolata analisi critica operata dallo studioso sia, fatto salvo il lungo affiancamento del maestro Morelli in qualità di frescante, da sottoscrivere in pieno, la questione su cui già nelle pagine precedenti si è inteso dissentire con ogni forza verte ancora una volta sulla persistente inclusione del pittore romano in palese conformità con l'opinione dei curatori all'interno di pubblicazioni miscellanee che nel titolo vedono accostati termini di movimento caravaggesco e di naturale. Si vorrebbe che il presente saggio offrisse un contributo affinché Giovanni Baglione smettesse di trovarsi incluso tra i protagonisti di pubblicazioni composte sotto tale accoppiamento di categorie, specie con l'accento sulla seconda. Ecco, questo è giustamente, ma questo permette delle licenze poetiche, dei cantucci poetici in cui l'anima anche barricadera di Vannugli viene fuori. Mi pare di ricordare a pagina 36, quando a un certo momento lui dice: noi sappiamo tutti che sono dovuti arrivare gli studi del 2012 del SICRE per smentire un po' tutto quello che si era autocostruito il pittore perugino, come si era definito, la mistificazione, il culto della propria reputazione, l'autostima, e già Bellori in fondo aveva messo in crisi questo che passava come elemento assolutamente smentibile, e appunto solo con Sigler si riescono a ristabilire attraverso la riscoperta dei documenti le reali condizioni, figlio di un macellaio e la madre figlia di un bottaio milanese, quindi molte cose da risistemare c'erano. Ma questo permette, pagina 36 mi pare, a un certo momento non ne può talmente più Vannugli, che la lapidazione di Santo Stefano per Salvuccio Salvucci, trattino, non Salviucci col punto esclamativo, della cattedrale di San Lorenzo a Perugia, c'è una sorta di sottolineata insofferenza nei confronti di quelli che si sono occupati di queste cose, e poi questo gli permette anche di, poi, di prendere l'abbrivio e di andare via veloce su alcune cose, come quando a pagina 67, altro cantuccio poetico, e si è visto come l'artista, sotto il ciurlare un po' nel manico circa la propria data di nascita, non abbia negato la possibilità che volesse riflettere, insomma,
era l'occasione per Vannulli di riprendere in mano le fila, non so se soltanto dopo l'importante, da lui preannunciata e attesa, forse monografia di Michele Nicolacci, la tesi di dottorato di alcuni anni fa, di pochi anni fa, forse più alla Sapienza, ma che probabilmente molte cose vanno risistemate. Dicevo che il libro è un'occasione straordinaria perché, al di là del suo insistere che si ferma nel 1600, tutta la trattazione su San Giovanni Battista, ma soprattutto il capitolo bellissimo L'enigma delle muse, il ciclo delle nove muse elaborate in due volte di seguito per Federico Gonzaga, sì, è Federico Gonzaga, Ferdinando Gonzaga, prima come cardinale a Roma, mi pare, e poi queste trasferite probabilmente nella sesta sala del palazzo di Mantova, e poi nel 18 ritorno romano, ormai come duca nel 18 mi pare, chiede un'altra serie di queste muse, e questa serie sarà quella che poi nel 24 andrà probabilmente in dono a Maria de' Medici per questioni diciamo loro, e che, di cui attualmente sono due elementi nel museo di Arras. Ecco, non voglio dilungarmi molto, però credo che sia una miniera importantissima, ma la considero una conclusione parziale in forma di libro, perché mi aspetto ancora moltissimo da Tonino, come lo chiamano gli amici. Grazie. La parola ad Amanda Giulia. Da molti anni si occupa di ritratti. Quindi se la questione è se Baglione è un pittore di ritratti o un ritrattista, è una delle carte, diciamo, tracce di questo libro, ma in realtà quello che voglio sottolineare è che da molto molto tempo Tonino molto molto spesso si è occupato con molta fortuna di ritratti. Possiamo La cosa può risalire anche a parecchi anni fa, per esempio naturalmente alla sua tesi su Jacopino, e già solo questo, già la parola Jacopino porta inevitabilmente la tesi dottorato allo studio dei ritratti. Poi per esempio il suo studio sul primo ritratto del cardinale Giustiniani, in occasione del quarto centenario, del volume sul quarto centenario Cappella Contarelli. Lo studio per esempio sui ritratti Altemus, e mi stava dicendo qualche giorno fa che ne ha trovato un altro ritratto del cardinale Altemus, quindi penso che riprenderà anche questo complesso argomento, spero anche con delle belle foto. Senza dimenticare poi naturalmente anche un recente contributo su Jacopino e sulla Lucrezia e altri ritratti del 2016, se vogliamo naturalmente anche i suoi studi sulle collezioni, perché si sa naturalmente che le collezioni sono una sorta di ritratto del collezionista, a partire dalla collezione di Cassano, la quadriglia del Marchese Caraserio, che è stato uno studio di una grande importanza e che ricorda anche i suoi studi, il suo interesse per il Conte spagnolo. E naturalmente la collezione di Lescano, che è poi, come lui stesso ha più volte detto, un ritratto dal vivo, essendo un inventario dal vivo e non post-morte. Tutto questo per far capire che il suo studio ha sempre, come dire, incentrato questo interesse sui ritratti, ma ampliandolo nelle più diverse direzioni. Naturalmente adesso mi sto limitando a pochissimi saggi della sua produzione, non voglio assolutamente mettere in secondo piano i suoi studi su Ribera e su Borgianni pubblicati nel Barnico Magazine, e il suo recente libro I Medeti in vita di Michelangelo del 2015 sulla cosiddetta Madonna del Silenzio. Questo per dare un quadro dei suoi interessi. Ma naturalmente forse il saggio a cui più ha dedicato attenzione di recente, prima di questo libro,
poi di ritratti è quello del catalogo sulla mostra di Cipolla e Pulzone, che è proprio il saggio di apertura, proprio su Scipione ritrattista. Naturalmente il passaggio da Scipione ritrattista, gli anni finali di Scipione e gli anni di Baglione portano inevitabilmente appunto a questo decennio, l'ultimo decennio del XVI secolo, che è appunto quello a cui vuole mettere a fuoco il libro, che nel suo titolo parla di un fino al 1600, ma in realtà va oltre almeno di un decennio. Ora è chiaro che dal punto di vista del ritratto il salto tra Pulzone e Baglione c'è, indubbiamente è questo, e proprio forse per questo aver affinato ulteriormente il suo studio su Pulzone lo ha portato poi a rimettere nelle dovute limitazioni anche, ma anche naturalmente di materiale, non soltanto di stile, ma qualcosa di più, anche il suo lavoro del Baglione. E già appunto a proposito di Pulzone, nella critica emerge ogni tanto questa parola naturale, che è poi quella che si trascina nella seconda parte del presente volume, ha una serie di considerazioni che appunto vanno oltre, per così dire, la acribia critica nella selezione, nella giusta posizione delle opere. E naturalmente questo si lega a questa scelta di maggiore adesione al naturale, ma uso questo termine in maniera, diciamo, non condizionante, negli anni, appunto, nella fine degli anni 80 all'inizio degli anni 90. Abbiamo parlato negli anni passati appunto di questi suoi interessi baglioneschi. Io me ne ero occupata molti anni fa, studiando piuttosto il Baglione finale, attraverso il suo inventario post-mortem, che saggio che avevo fatto leggere a Torino, mi ricordo benissimo. Io mi ha fatto da peer review, ma non peer, cioè è stato così gentile da leggermi e farmi le sue osservazioni, e anche, devo dire, abbiamo già da allora fatto le stesse alcune considerazioni in comune, e molte di queste considerazioni sono state appunto riprese e sviluppate in questo libro. A suo tempo, appunto, quando io mi ero occupata di Baglione, era un argomento praticamente tralasciato dalla critica. C'erano stati naturalmente gli scritti di Carla Guglielmi, di Evelina Boria. Io ho chiesto a Caterina Bon, che aveva fatto la sua tesi di laurea con la Gregori su Baglione, se era ancora interessata, e lei mi aveva detto: non credo che me ne occuperò più. Ci sono state delle monografie negli anni successivi, cioè quella di Renate Möbler, quella della Smith, Milma, che non sono state, come dire, appaganti, ecco, sotto vari punti di vista. E poi il volume dato da Stefania, con tanti saggi da lei così attentamente selezionati, i vari interventi distrinati, e appunto anche la tesi ricordata di Nicolaci, preceduta da varie pubblicazioni. Questo per dire che Baglione ha ancora, come si è stato appena detto, tanti aspetti da sondare, ma certamente un catalogo completo non esiste, comunque un catalogo ragionato non esiste, se non fosse nella tesi di Nicolaci. Ma come sappiamo bene, tra una tesi di dottorato e la sua pubblicazione c'è un percorso di revisione molto attento. Allora, è stato già menzionato anche l'importante scoperta di Lothar Sick, il quale, in realtà, un grande studioso degli archivi, ha potuto mettere a fuoco e anche ricostruire tutta la situazione familiare di Baglione, scoprendo appunto tutto il taciuto di Baglione. Mi sono sempre chiesta, però,
come mai lui, diciamo, avesse così glissato sulla sua origine fiorentina, cioè cosa, che differenza gli fa? Certamente Perugia, Marioni suonava meglio, ma in fondo se c'era una componente fiorentina, forse perché voleva staccarsi dal potere fiorentino che era presente a Roma. Certamente sappiamo appunto, ce lo dice Mancini, che era molto, Baglione era molto apprezzato per i ritratti, e naturalmente sui ritratti si era giocata una partita importante nel corso degli anni 90, ma non si capisce se già questo argomento dei ritratti è un campo di scontro, scontri a cui poi il Baglione ci abitua già all'inizio del Seicento nelle varie fazioni e con i vari gruppi, soprattutto appunto il gruppo che, legato maggiormente alla figura di Caravaggio. Certamente indugiava in autoritratti, tant'è vero appunto quando muore per la sua se ne trovano quattro, anche qui bisognerebbe distinguere tra ritrattista, pittore di ritratti e anche pittore di autoritratti. Il nucleo, insomma, il punto di partenza, comunque il punto di attacco di Vannulli per partorire questo libro, che ripeto non è nato così casualmente, ma parte da tante altre considerazioni, gli affinamenti su una certa tematica, di quel punto di partenza è stato certamente aver riscoperto il quadro che è in copertina e che appunto abbia anche meritoriamente fatto acquistare da un ente. Allora, certamente se è un autoritratto, è un autoritratto che viene detto molto chiaramente anche con una serie di osservazioni molto sfiziose, è un autoritratto anomalo per un pittore perché cenni proprio al mestiere vero e proprio, non ce ne sono. Però io mi sono fatta anche un po' un'idea del perché lui sia rappresentato, non so se riuscite a vederlo nel passaggio delle immagini, con questo fucile, con uno strumento musicale e con questo foglio in mano e la penna, e l'idea me la sono fatta e naturalmente in un veste molto elegante, ripeto, una sonda di questa idea, cioè non di persona assolutamente legata al mondo del lavoro, a qualsiasi lavoro, a prescindere dalle origini, ripeto, un'idea la sono fatta leggendo proprio quello che scrive Tonino a proposito della sua frequentazioni con, adesso non trovo più la citazione, comunque molto precisa, adesso sarà qua, ecco, la questione è che se parliamo degli anni 90, quasi certamente, secondo me, si può collocare questo quadro nel contesto del suo stretto rapporto con i Santa Croce, perché a un certo punto tu scrivi, non ritrovo più la pagina, nonostante la generosità di Stefania che mi ha messo a disposizione il libro, tu scrivi proprio che lui frequenta i Santa Croce e con i Santa Croce va a caccia, si concede divertimenti e dei figli di Santa Croce è anche una sorta di istitutore alto e gli insegna l'arte della redazione di miniatura. Allora, mi è venuto in mente che tutto tornerebbe così, secondo me, adesso sono più detto che è una mia ipotesi, perché noi troviamo uno snob, cioè una persona che frequenta la nobiltà senza essere nobile, quindi uno snob, vestito elegantemente, sta frequentando la nobiltà di Santa Croce, perché sono i suoi committenti, ma con i quali è entrato evidentemente in un rapporto di stretta così, affiatamento. Si porta il fucile perché vanno a caccia insieme e lo strumento musicale per i vari intrattenimenti. E in mano a questa penna viene forse un riferimento a questo suo ruolo, però di persona colta che così amabilmente dà anche delle lezioni. Questa è un pochino l'idea che mi sono fatta. Quindi è una sua proiezione fuori dal contesto artistico, dentro un contesto di
famiglia nobiliare della quale lui si sente, nella cui orbita lui si sente e si sente anche abbastanza appagato, come si vede anche dall'espressione, anche da questa veste molto abbondante, ricca, tutti e una serie di elementi che facevano parte ovviamente di un guardaroba di qualcuno che frequentava una corte aristocratica. Devo dire che ho anche avuto qualche dubbio su però, cioè questa è la mia idea, ecco, che ti giuro mi è venuta quando ho letto il libro, non prima, non è che non l'ho detta, ecco, non è che è stata, ci ho pensato dopo leggendo, arrivando a pagina tipo 90 e trovando questa citazione. L'altra idea che mi è venuta è legata un po' alla sequenza dei ritratti, in cui io però devo dirlo, vedo un occhio vagnonesco, il colore dell'occhio piuttosto chiaro, doveva avere degli occhi verdi, perché questa cosa mi ha colpito, perché il ritratto invece ha degli occhi piuttosto accesi ma piuttosto scuri. Questa adesso è una cosa, forse l'immagine, questo poi me lo spiegherai, sarebbe bello vederlo anche, vederlo davvero. Però diciamo così, in seconda battuta, non voglio assolutamente sottolineare questa possibilità, mi è venuto in mente che forse potrebbe essere anche un ritratto del fratello defunto. Defunto facendo il militare, e quindi questo fatto di portare il fucile, ecco, morto a metà degli anni 90. Ma questa è una storia completamente differente e così si lega anche a questo fatto, a questa diciamo, variazione sul tema del ritratto, tra il ritratto disegnato e il ritratto dipinto, in cui io colgo questo elemento che meno curato, non so dirlo, insomma, nel ritratto, chiamiamolo, di Perugia. Di tutti i ritratti che sono pubblicati, ritratti e autoritratti che sono pubblicati in questo volume, io trovo che alcuni sono francamente debolucci, per esempio il ritratto di Gregorio XIII che si crede il posi a parte, francamente lo trovo debole, mentre trovo bellissimo e veramente invito tutti a leggere anche proprio questa illuminante parte del libro in cui si vede proprio il metodo di Vannulli, questo bellissimo gentiluomo che lui è individuato come membro di Casalitta e legato ai Cesarini, ed è secondo me come ritratto quasi il suo vertice nell'età più matura, diciamo negli anni successivi a questo ritratto. Non disprezzerei un ritratto che Vannulli toglie a Baglione, e cioè quello dello scultore, che a me non sembra, anche lì bisognerebbe vederlo davvero, la foto è quella che è, secondo me è un francese, mi sono anche lì fatta un'idea, però questo per dire che il libro è utile a prescindere dall'argomento Baglione, cioè se si vuole rivedere con una serie di confronti, anche moltissime opere che sono passate per aste oppure sono così, in collezioni private, ritratti di questa epoca che girano attorno a questa tematica, questo libro è molto molto utile. Devo anche suggerirvi di guardare con attenzione i titoli dei capitoli, perché alcuni sono molto divertenti. Cito soltanto alcuni, insomma, per esempio altri autoritratti veri e presunti nei panni di osservatore, partecipante o peggio. Questo perché Nino, diciamo, anche col conforto di opinioni di altri colleghi, ritiene che in molti quadri di Baglione ci siano anche degli autoritratti nascosti con un osservatore partecipante. Dico questo titolo per darvi l'idea, insomma, però anche con questo capitolo si va nel primo decennio, ve lo devo avvisare. E poi anche altro titolo piuttosto interessante, prime incursioni sul cavalletto di un frescante nato, naturalmente c'è tutta la genesi di Baglione, il suo rapporto con Morelli, piuttosto complesso, tra Sisto V e il Giubileo del 1600. Le prime incursioni che poi portano appunto alle opere successive di cui parla, opere che sono state incrementate negli ultimi tempi, per esempio questo bellissimo bozzetto
del fregio ritrovato da Megna, di San Giovanni Mura Mosca, ecco, tutte opere che vengono poi anche qui messe con molta intelligenza a confronto. E qui devo dire che, ritornando anche alla questione di questi anni 90, cioè, viene spontaneo pensare che già appunto negli anni 90 naturalmente ci fosse una sorta di pre-naturalismo, se vogliamo usare sempre questo termine con le dovute cautele, una sorta di naturalismo involontario, un po' tentato, un po' embrionale, in cui stilisticamente qui è tangente anche Baglione, qualche cosa di indefinibile, non di scuola, non legato ad una bottega, ma qualche cosa c'era. In questo contesto si va ad innestare Merisi, che da questo humus evidentemente prende lo slancio, parliamo sempre degli anni 90, uno slancio che Baglione a un certo punto si trova a dover seguire, pur essendosi formato e aver percepito e aver assimilato questa stessa contesto, e così però non avendo la stessa essenzialità, l'ignoranza dell'immagine, la stessa empatia, perché purtroppo Baglione non è empatico, questo è un po' il suo difetto come artista, e quindi si trova al cospetto invece di questa persona che prende lo slancio. E quindi, come scrive Vannucchi, una sorta di evoluzione interrotta. I capitoli finali sono dedicati a una, si va a una sorta di combinato disposto sul naturale, argomento preso dalle vite, naturalmente dai testi baglioneschi, quindi si fa un salto poi cronologico. Questo termine naturale, Tonino fa una indagine statistica sul lessico pone in sequenza i termini, li analizza con molta attenzione, e però naturalmente alla fine io credo, almeno la mia opinione è che naturale sia un'espressione polisemantica e naturalmente travisata, deformata dall'uso che ne abbiamo fatto noi nel Novecento. Ecco, per finire voglio dire che non è un libro in cui si cercano soluzioni ad effetto, non si cercano forme di facile presa, non si prendono in minuzio come paradigma, anche se l'attenzione è al dettaglio, ma non solo, perché Vannucchi ha ben capito, ce lo insegna, che la storia dell'arte è molto complessa e quindi va esaminata con lucidità, obiettività, con tanto occhio e con tanta intelligenza. Fatto bene a indicare la straordinarietà di questa divisione, di questi capitoli molto intensi, densi, come ho detto io, e in particolare se voi ricordate il 14esimo, quello dedicato al naturale, con presentare le statistiche, eccetera. Io direi che la straordinarietà del volume è anche in questo intreccio continuo, perché in filigrana compare sempre il confronto tra il Baglione pittore e il confronto del Baglione scrittore, e questo diciamo in maniera molto sapiente, molto accorta, e senza che diventi una cosa prorompente, ma si legge continuamente questo continuo rimando. La parola a Stefania Maciocci. Sono molto lieta di essere qui per l'amico appunto Vannucchi, e devo dire che, come ho detto poc'anzi privatamente, che questo libro mi è piaciuto moltissimo. Conosco il problema Baglione, seppur soltanto limitatamente ad alcuni aspetti, perché mi è capitato appunto di approfondirne in parte alcuni dipinti, e già in passato io avevo sempre avuto un grande interesse per questo personaggio. Diciamo che curiosamente, secondo me, un pittore come Baglione ad un pubblico medio forse non piace. Non piace perché ha una cifra di stilistica del tutto particolare, riconoscibile, nonostante abbia, come poi è stato esplicito dalla critica, una formazione anche non molto solida all'interno dei cantieri Sistini, con appunto questa strana figura di Morelli, per quale appunto Vannucchi sottolinea l'esistenza puramente nominata, senza appunto
si parla di questo rapporto con Morelli, però in realtà con chi si sia formato Baglioni non si sa bene. Però certamente è un personaggio che piace molto agli storici dell'arte, perché permette, almeno credo, ha interessato molti degli storici dell'arte che io ho la fortuna di conoscere, e perché consente un po' quelli che, non so, Vasari avrebbe chiamato i libizi della mente, cioè un po' di approfondire certi aspetti che sono un po' tipici di una ricerca più intellettuale. Questo libro, ripeto, mi è piaciuto molto innanzitutto per l'angolazione, per il taglio di partenza, che secondo me si addice perfettamente alla figura di Baglioni, cioè partire dalla ritrattistica e fondare un po' l'analisi, poi il pastoraggio, di quella, anche se condotta in maniera sapientemente sintetica, è un ottimo e giusto punto di partenza che condivido pienamente. Infatti nel primo capitolo si parla della autocelebrazione di un accademico romano e cavaliere di Cristo. Condivido pienamente questa posizione, che è questo titolo, che è anche un commento alla personalità di Baglioni, più noto come il nemico di Caravaggio, con questi diciamo, giudizi lapidari che appunto poi si rimangono e si perpetuano appunto nella idea che ci si fa di un personaggio. Effettivamente c'è un aspetto di intelligente mentalità borghese in questa personalità, che appunto non soltanto, come è ben documentato qui, cerca di accrescere il proprio ruolo sociale, ma c'è un aspetto caratteriale anche che contraddistingue un po' tutto il suo operato. E questo, devo dire, Baglioni l'ha saputo fondere in una maniera molto interessante e piacevolissima, tra l'altro, la lettura. È un libro che si legge bene, nonostante sia denso di riferimenti, di note, di rimandi. Per esempio, apre con il riferimento al ritratto più noto di Madrid, con tutta una serie doviziosa di elementi che riguardano l'iconografia, il collare d'oro, eccetera, e quindi lo contestualizza dal punto di vista storico e anche nel percorso appunto di, biografico dell'artista. Poi dice: nobile fittizio, ma pur sempre onorato e paludato professore d'accademia. Nel quadro di Madrid, Baglioni si propone dunque all'osservatore in una posa di compiaciuta consapevolezza per l'alto riconoscimento e il ragguardevole status sociale, raggiunti attraverso una lunga e pertinace ascesa, ma allo stesso tempo con un'espressione che tradisce una certa mancanza di serenità e forse anche qualche comprensibile frustrazione, favorita da un'attitudine mentale sfrenatamente competitiva. Ecco, questo io trovo sia un giudizio perfetto su questo personaggio, che si trova poi in una congiuntura che talvolta nella storia si ripete, no? Un personaggio intelligente, capace di muoversi in un determinato ambiente, tant'è vero che consolida la sua posizione di accademico, si trova a vivere diciamo, in un momento che per una persona appunto che poi matura ovviamente una frustrazione, non gli è proprio favorevole, perché appunto è il nemico di Caravaggio. Caravaggio si sa appunto il celebre processo del 1603, il livello diffamatorio nei suoi confronti crea appunto questa alterità. Nonostante questo, per anni appunto è stato inserito sempre tra i seguaci di Caravaggio, perché superficialmente ci sono degli elementi nella sua pittura che ricordano un po' il fare di Caravaggio, appunto i fondi scuri eccetera, ma poi, come giustamente è stato esperito in sede critica e approfondito molto con dovizia di agripia di intenzione e di fatti da parte di Baglioni, in realtà Baglione è il prodotto di una cultura di fine 500 e rimane legato mentalmente e culturalmente a questo ambiente. Quindi diciamo non c'è un'adesione al caravaggismo, non c'è, c'è una posizione
conservatrice, che poi crea questa enorme frattura dovuta alla commissione della resurrezione nella Chiesa di Gesù, quindi questa competizione tra i due artisti. E naturalmente questo si evince molto bene anche dalle parole, diciamo, questa frustrazione di fondo, nonostante la derigia che si manifesta nella, nel ritratto di Madrid, questa frustrazione legata, ho perso un po' il filo del discorso, all'attitudine mentale che appunto lo porta a confermare, diciamo, dei suoi successi di carriera, ma sempre in una posizione, diciamo, non straordinaria come quella di Caravaggio. Il riferimento interessante è appunto dato anche dal rapporto che esiste ed è analizzato all'interno del libro tra l'esperienza pittorica e l'esperienza di teorico. Lo stesso Baglioni dichiarerà, forse come sottolinea l'autore, che appunto forse ha un'attitudine maggiore con la penna anziché col pennello, forse conscio di certi suoi limiti. Ed effettivamente poi tutti noi abbiamo utilizzato la fonte delle righe di Baglioni come una fonte estremamente attendibile, forse tra le più attendibili dell'epoca. C'è però un aspetto che, per quale mi farebbe piacere discutere con l'autore e con i sapienti storici dell'arte che sono qui al mio fianco. Mi sono sempre domandata come mai un artista che ha un suo percorso anche abbastanza lineare, appunto parlavamo di una cifra stilistica riconoscibile, un andamento che può, come in ogni artista, essere di buona qualità, di media qualità, talvolta un pochino troppo corsivo, insomma non sempre i quadri di Baglioni sono quadri di qualità, quindi vanno selezionati. Ce ne sono però due o tre che a mio avviso sono dei capolavori. Cioè io l'ho sempre visti come tali, cioè là, in modo particolare l'estasi di San Francesco e il San Sebastiano curato da Irene. Sono due momenti di grande lirismo che è proprio legato ad una interpretazione, ad una interiorità che è quella di appartenenza alla tarda riforma, appunto alla fine del Cinquecento, che sembra quasi preannunciare certi elementi che poi saranno sviluppati nella pittura più classicista, ma molto più attardata, come un tono dolciastro, no? Che è un po' tipico di una pittura che va poi molto più avanti. Io trovo che quella sia una felice intuizione pittorica di Baglioni, laddove poi, per esempio, ci sono dei dipinti che ovviamente qui Vanugli non tratta, perché sarebbe andato anche fuori dal rigore mentale che appunto investe tutto questo prezioso volume, cioè il riferimento appunto che parte dalla ritrattistica e che poi ha questa lettura diciamo così particolare appunto delle muse che dovrebbero appunto rappresentare delle personalità reali, ma poi non si riesce a capire se lo sono, chi sono, quindi un procedere appunto sulla rappresentazione della analisi appunto della rappresentazione della figura rappresentata nel dipinto. E quindi diciamo non c'è, almeno non mi è parso di vederlo, una citazione, un riferimento a dei quadri, dei famosi quadri che aveva pubblicato Federico Zeri, dei nudi femminili. E lì mi sono sempre chiesta, perché io continuo, sono viziata in questo senso, nel vedere Baglioni come un uomo rigido, un uomo appunto mentalmente borghese, senza una
grossa capacità creativa, lo dimostra un pochino nella sua carriera, si adegua, prende diciamo i riferimenti di vari pittori appunto dell'epoca in cui si forma, negli anni 80, quindi certi stilemi, certe modalità compositive della pittura dei Cantieri Sistini, che poi amplia diciamo nel, anche non so, in affreschi come quello della del transetto di San Giovanni in Laterano, no? Questo senso appunto di grande magnificenza, però tende un po' alla retorica e a una certa rigidità della fattura del, dal punto di vista pittorico. Come, come un personaggio di questo genere poi abbia concepito dipinti lussuriosi, diciamo, quel genere, no? Questo sono sempre questo. Ed era e resta appunto una mia curiosità. Io non, sinceramente non vorrei aggiungere altro perché sono veramente molto interessata a sentire anche i miei illustri colleghi, ma ripeto che questo volume non era facile da affrontare in termini così rigorosi, perché c'è una lucidità di pensiero, ma soprattutto c'è una forte presa di posizione nei confronti appunto di questa personalità che viene fuori benissimo alla luce appunto dello scandaglio critico condotto con la consueta acribia che riconosciamo a Vanulli, ma nello stesso tempo con una maturità di pensiero che lo rende estremamente piacevole alla lettura. Grazie. Grazie a Stefania Mancioce. Mi aggancio alle ultime cose che hai detto per sottolineare che quando prima dicevo che dico talmente denso, intenso, ma presuppone un ulteriore lavoro. Molto spesso i miei studenti di architettura parlano di architettura contemporanea, di alcune architetture contemporanee come di architetture sospese in attesa di altre architetture sopra se stesse. Penso delle architetture di Alessandro Anselmi e Paola Chiatante, ma anche per farci all'architettura del Novecento, a certe cose nella loro, diciamo, tettonica molto sottolineata, nella loro assolutezza fondativa, poi fanno percepire che ci deve arrivare ancora qualche cosa da immaginare sopra. Ecco, e penso allora a Piacentini, penso a Brasili, penso a alcune architetture che rimangono sospese in attesa di essere completate idealmente, filosoficamente. E anche questo libro, se pensiamo agli struggenti passaggi, ai percorsi iniziali che lui fa del periodo Sistino, con la trascurabilità di Morelli, come già indicato, eccetera, però io vorrei tutto questo su tutte le cose, anche sulla retorica del Costantino di San Giovanni in Laterano, ma anche sulle cose di San Cosma e Damiano. Cioè, sento che mi manca ancora molto e allora vorrei spingerlo nei tratti veloci con cui lui dice pensate al rapporto tra le muse e la fortuna delle muse con l'iconografia di Cesare Ripa, cosa ha comportato questo, dal casino di Scipione Borghese, no? Del Tassi e Gentileschi, dire, ma le riprese di un accademico di San Luca come Divenuto Grammatica che tra il 20 e il 24 fa due serie addirittura per Emanuele di Savoia. Ecco, mi piacerebbe che tutte queste cose che tu accenni e ci dai conto, così diciamo ce le fai percepire, però vorrei arrivasse il tomo completo e complessivo abbastanza presto. Grazie, la parola a Claudio Strinati. Cari colleghi, amici, buonasera. Non posso che concordare veramente con quello che ha detto Francesco Moschini. Effettivamente, scusate, percorrendo questo libro si capisce bene quanto è vasta la ricerca su questo artista, a prescindere dal giudizio di valore che ciascuno di noi ovviamente non può non dare. È notevole il fatto che trapela chiarissimo dalle pagine di questo libro quanti aspetti, quante situazioni, quanti problemi sono coinvolti nella ricostruzione storica della figura del Baglione e quindi effettivamente il metodo utilizzato dall'amico Vanulli
è quello veramente di una sorta di ricerca di laboratorio. Mai come in questo caso il titolo ricerche utilizzato per un libro ha un senso profondo. Effettivamente è arduo oggi per uno storico dell'arte consapevole, preparato, filologicamente molto attrezzato, quale Vannulli è, certissimamente, è arduo pensare di poter arrivare a proporre una sistemazione storiografica monografica, diciamo così. E quindi il taglio di questo libro, che è un saggio, non una monografia, è particolarmente utile, interessante e giusto in questa periferia storica. Perché effettivamente bisogna in qualche modo dire che una sorta di luogo comune che è presente alle menti degli storici, degli appassionati d'arte, non necessariamente specialisti, e cioè essere esistita questa contrapposizione tra il Caravaggio e il Baglione, in effetti dalle pagine di questo libro esce rafforzato, cioè esce trasformato appunto da luogo comune a profonda verità storica, le cui implicazioni vanno molto oltre alla banale contrapposizione che poi peraltro è risultata sempre alla fine non particolarmente gradita agli studiosi, che hanno sempre visto, sempre, perlomeno da 100 anni a questa parte se non più, hanno sempre visto la figura del Caravaggio come monumentale, eccelsa e diciamo posizionata in modo avanzatissimo, rivoluzionario e sommo, rispetto a un contendente mai visto in una chiave simile. Nessuno, anche i più diciamo, fini esegeti e filologi profondi, non hanno mai, come dire, preso così sul serio il Baglione, cioè messo su un piano di confronto. Però le cose effettivamente sembrerebbero invece stare proprio così. Cioè, dalla ricerca di Vannulli, a prescindere, ripeto, da quelle che sono le nostre valutazioni personali, sembrerebbe di poter azzardare la tesi che scaturisce. Non è dichiarata. Vannulli, in realtà, l'aspetto teoretico del libro non è questo. L'aspetto teorico del libro, come abbiamo sentito, è la discussione sul concetto di naturale. Vannulli, analizzando anche con dati statistici, cosa interessante, cioè con dati oggettivi, o il più oggettivo possibile, analizzando i testi e le opere, cerca di scavare profondamente, e lo ha messo perfettamente in evidenza Francesco Moschini nell'apertura della nostra presentazione, cerca di scavare su questo concetto, su questa parola, il naturale, tanto utilizzata da Baglione stesso in veste di storico, ma in modo ambiguo, diciamo, cioè, come sembra giustamente la collega Gemma ha ricordato, cioè è un termine cruciale per non Baglione, non solo Baglione, per tutta la critica d'arte seicentesca, ma nello stesso tempo è aperto a molte interpretazioni. Cosa intende dire veramente il Baglione quando, parlando di un determinato artista del Caravaggio, ma anche di tanti altri nelle sue biografie, dice lavorò dal naturale? Da un lato sembra ovvio, e sembra la cosa che il Caravaggio avrebbe dichiarato nel verbale dell'interrogatorio del processo del 1603. Io considero valentuomo colui che sa vedere il naturale e riprodurlo. Quello è il sapere dei pittori. Chi non sa fare questo, infatti, avrebbe proclamato il Caravaggio davanti al giudice, è un ignorante. Ed è interessante il fatto che il Caravaggio, ponendosi come critico, usi questo termine. Dunque naturale significa conoscenza, non
non farlo nell'opera d'arte vuol dire ignoranza, cioè non è solo questione di incapacità, ma io non ci riesco, non so disegnare così bene, non so usare il colore così bene, no, ma il punto è un altro, dice con due parole il Caravaggio, il valentuomo, perché li chiama valentuomo i bravi pittori, sono i sapienti, e i sapienti di che cosa? Del naturale. Quelli che non sanno il naturale, non lo conoscono, sono ignoranti e non appartengono alla mia stessa dimensione creativa. Questo dice il Caravaggio di Luce. Il Baglione usa una terminologia analoga, ma stando al processo era il nemico. Quindi sembrerebbe strano che due persone che sono nemiche abbiano in realtà lo stesso pensiero proprio sull'argomento della propria professione. Quindi Vannulli compie un'indagine che è bene che lo studioso compia, perché è un'indagine che spinge lo storico dell'arte alla consapevolezza degli strumenti critici del proprio sapere. Questo è importante e le conclusioni che Vannulli trae sono rimarchevoli e molto interessanti, ma non staremo qui adesso a ripetere questo, la lettura del libro, ma quello che è interessante ancor più è cosa si può ricavare dunque da questo. E dicevo, alla fine si ricava un'immagine molto più importante, seria, filologicamente fondata di questo grande contrasto, cioè, ma è esistito veramente? È vero, è lecita una ricostruzione della storia di questi anni cruciali della storia dell'arte universale, quegli anni 90 del Cinquecento su cui va lui a indagare più a fondo, i primissimi del Seicento. E certamente sì, intanto è lecita sotto il profilo della mera verifica filologica biografica. Vannulli ha stabilito, io credo con buona ragione, che la grande incertezza vigente sulla data di nascita del Baglione, che in effetti è vigente fino ad oggi, potrebbe essere risolta attraverso un certo ragionamento che lo studioso fa e che ora non stiamo a parafrasare, che comunque ci porta a concludere che il Baglione dovrebbe essere nato, il certificato di nascita non si è trovato, ma dovrebbe essere nato tra il 1568 e il 1569. Questa è la più attendibile deduzione. Quindi è praticamente un coetaneo del Caravaggio, ma appena appena più grande. Sappiamo bene, nelle nostre vite personali, quando ci si confronta, quanto conti la data di nascita nell'analisi che facciamo di noi stessi e degli altri. A quello ha un anno più di me, c'ha sei mesi meno di me, sono cose ridicole, ma pensiamo a ognuno di noi. Non cadiamo tutti in questo? Quando progrediamo nella carriera o giudichiamo gli altri. Pensate quante volte Caravaggio avrà pensato su questo Baglione, ma insomma c'ha tre anni più di me. E Baglione di converso. Due carrieristi, parliamoci chiaro, perché alla fine in questo non si distinguono tanto. Baglione sì che lo ha dimostrato, Vannulli lo riferisce bene, si è inventato tutta una genealogia per far vedere che era discendente dei Baglioni di Perugia, dei committenti di Raffaello Sanzio, la nobilissima casata Baglioni, tuttora esistente tra l'altro, e gli ultimi eredi. Ancora sono seccati, sono irritati. Io ho parlato recentemente con la discendente più recente dei Baglioni e la punzecchiavo su questo e le dice: ah sì sì, è vero, ma come si è permesso quel macellaio? Perché in effetti era figlio, però cavaliere c'è diventato veramente, è vero. È stato accarezzato dai più alti esponenti della nobiltà, ma perché Caravaggio, che era diverso in questo, non ci teneva come la luce dei suoi occhi essere cavaliere, pure lui, la collana, cavaliere di Malta, non è riuscito a entrare all'Accademia di San Luca, invece Baglione ha voglia, i virtuosi al patto. Cioè, è chiaro che queste persone, tutte quelle persone, tutte no, ma insomma molte di quella generazione, ci tenevano al riconoscimento pubblico, al posto ufficiale,
un po' in modo analogo a cui ci ha tenuto un'altra generazione di dissidenti nello stile, ma inquadratissimi nella società, che sono stati gli impressionisti. Pensate alle carriere di Manet, di Monet, di Renoir, ma diamine, erano dei dissidenti, dei rivoluzionari, ma l'obiettivo primario, la spada, la divisa dal carabinio di Francia. Manet per tutta la vita aspettava questo, di essere inquadrato. Questo fatto ha una ricaduta formidabile sulla evoluzione artistica di questi maestri. E allora eccoci al punto cruciale. Baglione, se vogliamo, potremmo, deducendo dalle pagine dell'amico collega Vannucci, potremmo quasi quasi compararlo a Vasari. Come Vasari è lo storico, attraverso biografie, sì, del suo tempo. Vasari naturalmente comincia con Cimabue, ma insomma è evidente che l'intento primo del video di Vasari è la consacrazione del proprio tempo e della propria persona. Come Vasari è pittore infaticabile e connotato da uno stile riconoscibilissimo. Non è molto difficile attribuire un quadro al Vasari, è sempre uguale. E non è molto difficile attribuire un quadro al Baglione, perché per quanto cambi sì moltissimo nel corso della sua vita, il marchio della sua mano è lampante. Lampante però fino a un certo punto, perché come succede al Vasari nella sua giovinezza e nella sua tarda età, poi a un certo punto molti confluiscono verso quello stile e ci si comincia a confondere. E sotto questo profilo Vannucci ha dato dei risultati notevoli come riconoscimenti filologici. Ma veniamo al punto cruciale. Ma Vasari potremmo considerarlo un competitor dei veri giganti, di Michelangelo, di cui si vantava di essere amico e allievo? Beh, insomma, direi di no, però fino a un certo punto. Il peso specifico che lo stile vasariano ha avuto, e non solo in veste di pittore, ha avuto nella dinamica dello sviluppo del manierismo, chiamiamolo così, è gigantesco. E noi oggi possiamo vedere la figura del Vasari come un grande riferimento di quella cultura. Possiamo dire la stessa cosa del Baglione? Sì. E lo possiamo dire attraverso gli studi che stanno emergendo adesso, ad esempio quello di Vannucci. Ma allora, dov'è l'utilità, un aspetto dell'utilità importante dello studio di Vannucci? Stefania Maciò ce lo ha detto sostanzialmente, io mi accodo a questo. Quello appunto di cominciare a scendere nel profondo di quello che è stato il reale rapporto dialettico, perché proprio di una dialettica si parla, tra la gigantesca figura del Caravaggio e quella del Baglione. Di fatto, la storiografia fino a oggi, e compresa quella di oggi, ha comunque letto questa vicenda, con maggiore o minore rigore filologico, in direzione univoca. Cioè, il Baglione a un certo punto si adegua, si avvicina allo stile del Caravaggio, lo assume, poi lo lascia. Vannucci ci ricorda il passo famoso del Mancini, Giulio Mancini, il medico senese, che nel ricostruire la biografia di Baglione dice: prima si accostò allo stile del Cavaliere Tarpino, poi si accostò un po' allo stile del Caravaggio, poi a un certo punto arrivò una maniera sua propria. Giulio Mancini scrive questo manoscritto delle vite dei pittori quando il Baglione era sulla cinquantina aveva una cinquantina d'anni, era nel pieno della sua maturità, ma aveva ancora una carriera davanti. Cosa trovo io di illuminante, stimolantissimo nella ricerca di Vannucci? È che, soppesando bene i risultati della sua ricerca, si intuisce che vi è una possibilità, un possibile filone storiografico, di studiare l'argomento cruciale del rapporto Caravaggio-Baglione all'inverso, cioè non soltanto nel senso che Baglione a un certo punto si avvicina al Caravaggio, ne subisce l'influsso, quindi lo contrasta, eccetera, ma
anche cogliendo un aspetto collaterale, cioè l'attenzione che il Caravaggio probabilmente ebbe, e proprio per questo si creò questa grande inimicizia, verso alcuni aspetti del Baglione che in verità erano largamente indipendenti dal suo fare, ma confluivano sul problema del naturale, così come lo studia Baglione. Abbiamo, cari amici, una spia formidabile per pensare che è possibile, basandosi proprio sulle acute deduzioni del Baglione, che si possa, cioè, sondare una tipologia di ricerca di questo tipo, perché abbiamo ancora completamente irrisolti alcuni aspetti della evoluzione stilistica del Caravaggio che non si chiariscono mai fino in fondo guardando quell'evoluzione internamente. Cioè il Caravaggio evolve senza guardare nessuno verso un'idea del naturale. E perché dico questo? Ma per un motivo, perché noi abbiamo almeno un dato che è gigantesco negli studi caravaggeschi, e malgrado l'inflazione di studi che tutti noi presenti qui, molti di noi hanno fatto, ben compreso, è strano, ma alcune scoperte effettuate sul Caravaggio ancora non hanno dato lo stimolo alla ricerca che dovrebbero. E io vi dico qual è in relazione al libro di Vergogna: la radiografia del martirio di San Matteo nella chiesa di San Luigi dei Francesi. Voi sapete che quella radiografia è una delle più grandi acquisizioni della storia critica sul Caravaggio. Lionello Venturi, antesignano degli studi caravaggeschi in direzione scientifica, aveva meditato a lungo sulla una famosa frase del Bellori. Il Bellori, nella vita del Caravaggio, dice che è solo di quel quadro, il martirio di San Matteo, dice che il Caravaggio lo fece due volte. Dice così e basta. Una frase però sorprendente, incredibile, non lo dice di nessun'altra opera, del Caravaggio forse di nessuno. Ma che vuol dire lo fece due volte? Venturi intuì che volesse significare che aveva eseguito una prima versione e poi una seconda. Sapendo che il Caravaggio di fatto non disegnava, non si conoscono disegni, studi preparatori, fu una delle prime grandi imprese radiografiche, come sapete, negli anni 50 del Novecento, fece radiografare il martirio di San Matteo, e da quelle radiografie emerse quella stupefacente immagine per cui era vero. Sotto alla stesura che noi conosciamo ce n'è un'altra, ma il punto non è che abbiamo scoperto dei pentimenti, che so, ha fatto prima una figura, poi no, c'è proprio un altro quadro che rappresenta il martirio di San Matteo, completamente diverso come impostazione, come proporzione, e qui trapela il grande problema dell'interpretazione della parola naturale. Naturale vuol dire fare sapere vedere la realtà e riprodurla com'è, quindi anche la sua proporzione. Invece la prima versione del martirio di San Matteo fu giudicata da tutti gli studiosi alquanto manieristica. Si disse questo, cioè sì, perché le pose delle figure, che sono leggibilissime, sembrano come se il Caravaggio avesse un residuo manieristico che abbandona completamente. Già, ma questo residuo manieristico ce l'ha chiarissimo in quell'altro insondabile mistero che è la prima redazione della caduta di Saulo della Cappella Cerasi. Pure quella è chiara, c'ha un residuo manieristico, e sarebbe stata fatta nello stesso momento in cui il Caravaggio dipinge scuro secondo la Cappella Contarelli. Ma il Baglione stesso dice una cosa di un'ambiguità meravigliosa che non è stata mai risolta. Quando racconta la storia della Cappella Cerasi, del Caravaggio, dice: fece questi quadri, questi laterali, ma non piacquero al padrone, cosicché li rifece. E noi storici moderni interpretiamo
non sono piaciuti a Cerasi, li ha rifiutati e l'ha rifatti. E l'ha rifatti, guarda un po', coerentissimo con lo stile della Cappella Contarelli, versione finale. Che vuol dire il padrone? Come mai la prima versione del Martirio di San Matteo ha quella declinazione che è molto, molto, molto vicina a livello stilistico esperito da Baglione nei Doni di Costantino della Navata di San Giovanni in Laterano, eseguita certissimamente un attimo prima che il Caravaggio mettesse mano al Martirio di San Matteo, prima non dopo. Che vuol dire questo? Che Caravaggio ha guardato con attenzione a Baglione e poi, inorridito, ha cancellato tutto e ha indugiato nella prima versione dei laterali Cerasi, dialogando con Baglione in realtà, col Baglione che dipinge il San Giuseppe e l'Angelo del 1599, pure quello, è vero, di cui Vannulli discute largamente e molto bene nel libro, anche con una ipotesi di pristina collocazione di quell'opera nella chiesa di San Giuseppe a Capo le Case, ma questo è un fatto filologico che interessa meno. Quello che interessa è il cozzo stilistico. Caravaggio l'ha fatto due volte quel quadro, ma lo ha fatto in modo diverso e come a distanza di pochi giorni. Come mai? L'unica spiegazione possibile è che in realtà in quel momento stesse avvenendo il cortocircuito del contatto tra i due grandi artisti. Uno orientato verso il naturale, ma secondo una determinata declinazione. L'altro, diciamo, scopritore di una dimensione che però in qualche modo non era poi così totalmente ed esclusivamente parto di un cervello genialissimo e rivoluzionarissimo e bizzarrissimo. Quel cervello bizzarrissimo e argutissimo ce l'aveva anche Baglione, come poi peraltro sembrerebbe dimostrato dal prosieguo, su cui però Vannulli non indaga ulteriormente. Io penso, anche giustamente, perché è tale l'impatto emotivo che uno studioso ha scoprendo un problema del genere, che effettivamente quella insofferenza che Francesco Moschini con la sua età, come dire, attenzione al dato culturale ma anche a quello umano dello studioso, ha colto in modo, a mio avviso, giustissimo. Sì, è vero, questo libro è il frutto di una sorpresa maturata dallo studioso stesso, il quale si accorge di maneggiare tra le sue mani una materia veramente sorprendente, esplosiva, preoccupante. E quindi, come dice l'imperatore Giustiniano a Dante, quando lo incontra, dice: beh, quello, e segno fu che io dovessi fermarmi per ora, perché poi dopo giustamente si proseguirà. Quindi effettivamente era nostro desiderio, mio in particolare, dire ai colleghi che davvero questo libro è un eccellente prodotto della ricerca filologica, ma è anche un formidabile stimolo alla riflessione e al progresso storiografico, non chiarissimo in realtà per nessuno di noi, ma come dire, una pulce nel cervello che secondo me è davvero rimarchevole, interessantissima, un libro davvero di bella lettura. E elogiamo l'editore Gangemi, è vero, e Gangemi editore international, ormai Gangemi è diventato un grandissimo editore di prospettiva internazionale, pubblica bene, molto e sempre opere, come dire, indispensabili per noi studiosi. Quindi rivolgiamo un elogio a questo editore così attivo e così capace. Grazie a professor Rimanti, la parola al prossimo presentato. Dunque, parlando per ultimo, un vantaggio, non vantaggio, ma è un vantaggio soprattutto per chi ci sta a sentire, perché chi parla sente il bisogno di essere più breve possibile. E anch'io ho apprezzato molto il libro di Vannulli, non lo dico formalmente, lo dico anche perché,
in qualche modo mi tocca personalmente perché mi ricorda che tanti anni fa, negli anni 70, andando in giro per l'Umbria per fare delle ricerche sistematiche sulla pittura del Seicento, abbastanza di frequente ci impattivano le opere non parlo di quelle già note, ma in opere completamente inedite che però erano attribuibili a Baglione. E la cosa che ci colpì a me e ai miei amici con cui lavoravamo è che i Baglioni che trovavamo erano completamente diversi l'uno dall'altro. Non c'era proprio nessuna somiglianza tra l'uno e l'altro, ma non solo perché appartenevano a epoche diverse, ma proprio perché è tipico, mi pare, caratteristico di questo artista, non dico di camuffarsi, perché sarebbe offensivo, ma insomma di toccare ogni volta una corda diversa, sapendo che deve toccare, peraltro. E non riesco a soffermarmi sui problemi generali che il libro solleva, però vorrei almeno elencare i tre argomenti che mi hanno interessato di più, perché Baglioni è riuscito a estrarre dalla materia baglionesca proprio dei problemi reali che fra l'altro sono di interesse generale, direi che superano perfino il caso personale di Baglione. Per esempio, se si discute sul naturale, è chiaro che non si parla solo di Baglione. Naturale è un termine naturale, naturalismo, è un termine che di cui è stata già prima da Stignati osservata l'ambiguità, ma si potrebbe dire che è ancora più che ambiguo, è un termine che ha un'area semantica enorme, non solo nella storia, non solo nella diacronia degli avvenimenti, ma anche nello stesso periodo, anche nella contemporaneità. Quindi anche direi che bisognerebbe essere forse particolarmente attenti al fatto che nello stesso periodo gli artisti perfino della stessa cerchia usano il termine naturale avendo davanti agli occhi una realtà completamente molto diversa. Di questo del resto Baglione era perfettamente consapevole in qualche modo, perché Baglione fa una distinzione interessante: che il suo naturale è un naturale col disegno, lo dice proprio così, è un naturale che incorpora delle qualità che sono il disegno, il decoro, la diligenza. Mentre Caravaggio è un pittore che usa il naturale senza disegno. Ora, io ho l'impressione che questo sia uno dei casi in cui chi deprime con le parole un artista in realtà finisce per dire la cosa più giusta, perché che il naturale di Caravaggio fosse senza disegno è proprio la grande qualità del naturale di Caravaggio. Quindi in qualche modo, così come dire, se vogliamo usare una tecnica freudiana, diciamo che Baglione diceva proprio la verità usando dei termini che deprimevano il suo avversario. Quindi il naturale di Caravaggio, secondo Baglione, manca di disegno, ma anche manca di invenzione. Usa anche un altro termine Baglione che è molto interessante, la bella invenzione, che poi ricorda un po' la bella maniera, che è un altro termine che Baglione usa. E allora dunque Baglioni mette in risalto giustamente quello che è invece il positivo del naturale per Baglione, e per Baglione il positivo è Annibale Carracci. Annibale Carracci, di cui dice, cito
testualmente, egli risvegliò il buon modo di colorire dal vivo. Naturale e vivo sono, si scambiano, sono quasi in questi ultimi tempi dalla sua retta smarrito, e diede luce al bello operare dei paesi. E questo è interessante perché mettere in relazione il naturalismo con la pittura di paesaggio è un fatto di, diciamo, è una situazione piuttosto acuta, non solo riferita all'animale Carracci, ma direi riferita in generale al naturalismo seicentesco, in cui l'esteticità del paesaggio è sempre appunto però nutrita di succhi naturali. Quindi questo è il punto, uno dei punti, mi pare, centrali del libro di Vannulli, ed è molto utile che si discuta di questo, naturalmente senza insistere troppo sull'importanza di questa terminologia, di questa specie di lessico, che è un lessico, diciamo, intercambiabile molto spesso, e quindi andrebbe sempre verificato nella fattispecie delle assunzioni e delle percezioni individuali. Questo vale solo per il Seicento, ma per tutto. Se pensate che l'ultimo, forse il critico, che ha usato il termine naturale e naturalismo nel Novecento è stato Francesco Cangeli, che intendeva per naturale e naturalismo qualcosa che era molto diverso, per esempio, dal naturalismo ottocentesco o dal naturalismo seicentesco. L'altro punto, ci taglio moltissimo perché non parlo lunga, è quella del caravaggismo di Baglione, di cui ho parlato adesso molto a lungo, facendo delle osservazioni interessanti di Claudio Stregati. Anche qui io penso che Vannulli ha perfettamente ragione, secondo me, quando, come dire, prende cappello su, rispetto, dicevi, lungo, scrivi, su espressioni molto divulgate tipo movimento caravaggesco, che diavolo voglia dire movimento caravaggesco? Movimento 5 Stelle, capisco, ma movimento caravaggesco mi pare assolutamente incomprensibile, a meno che non voglia dire che c'è una tale mobilità nel caravaggismo che non è più un movimento, insomma, forse questo però è un po' contraddittorio. E quindi da questo, a mio parere, deriva anche la necessità di diffidare finalmente di una terminologia, come dire, cronostilistica applicata al termine caravaggesco, per cui ci sarebbero delle fasi pre-caravaggesche, delle fasi caravaggesche, delle fasi post-caravaggesche. Mentre questa specie di scansione temporale, meno che mai, esiste nel lavoro di Baglione. Io faccio qui dei saggi, avvalendomi naturalmente del libro di Vannulli, che mi sembrano abbastanza significativi. Cioè, se voi guardate per esempio un gruppo di opere che vanno dal 6 al 9, 3, 4 anni. Del 6 è il bellissimo Cristo dei dolori, forse è vero che non è ciao, insomma, è un personaggio che svela il Cristo, toglie il velo insanguinato dal... Beh, lì, voglio dire, non è peccato dire che la soluzione delle due braccia che si distendono facendo angolo retto, quella è un'idea caravaggesca, non c'è assolutamente dubbio su questo. Quindi lì, in questa opera del 1606, c'è... se voi passate al 7-8, quando è datato il martirio di Sant'Agata, che è la Lucca, trovate un mondo completamente diverso, un mondo espressivo completamente diverso, dove semmai si potrebbe scorgere un residuo di alpinismo, anche se naturalizzato, ma di caravaggesco c'è pochissimo. Meno che mai l'anno successivo, nell'abitazione di Santo Stefano del Duomo di Perugia, che è una maniera larga, in qualche modo la pomarancio.
1609, l'anno successivo, i quadri di Spoleto, della Madonna di Loreto, quadri sfortunati e poco conosciuti perché hanno avuto una vicenda conservativa molto drammatica. Avevo qui dei particolari, se si riesce a vedere il particolare della, del panneggio della, della Santa Elisabetta. Si vede fare la Santa Elisabetta, beh, mi pare ovvio. C'era anche un particolare che mi avvicinavo, è una foto fatta adesso. Ah, questa qui? Sì, la 2. Forse la 6. Insomma, qui voglio dire, c'è invece un ritorno, come dire, a un certo punto dice, ah, però c'è la gravata. Quindi dal 6 al 9, come si fa a seriare, diciamo, a scandire queste maniere? Ma questo è normale nei pittori. Cioè, qui il punto cruciale di questa questione è un'altra, è il significato che noi attribuiamo al termine stile. Il termine stile è un termine terribilmente impegnativo, non lo possiamo prendere troppo sul serio. Non possiamo credere che gli artisti siano dei possessori di uno stile. Ma non è mai esistito. C'è un caso contemporaneo molto bello, molto significativo, contemporaneo e in qualche modo si sa che lo siamo in qualche relazione con quello di Bellone, che è il caso di Guido Giovane. Il caso di Guido Giovane è esattamente identico. Passano pochi anni, addirittura in qualche modo pochi mesi, passate dai quadri di Santa Cecilia a quello del Tre Fontane. Voglio dire, senza contare che in mezzo ci sono altre cose ancora diverse, c'è un ritorno a Bologna, qui lo stile nel senso, diciamo, ordinario e comune, divulgato del termine, diciamo pure che non esiste. Esiste invece una capacità di manovra dell'artista, una capacità, in qualche modo direi perfino di manipolazione dell'artista, che riesce. Mi rendo conto, ci sono anche differenze di destinazione che contano. Però non è solo quello, è che gli artisti appunto possiedono, diciamo, più manopole, hanno più tasti, tasti da pigiare, e li pigiano quando vogliono loro, non quando vogliono i committenti, quando vogliono loro. Un altro caso tipico è il passaggio dall'amor sacro, delle due versioni dell'amor sacro del 1602, di cui Baglione dice dal naturale con diligenza fatte, mi raccomando, perché probabilmente dal naturale veniva fuori il debito verso Caravaggio, allora bisogna subito mettere il freno a mano e dire con diligenza fatte. Alla resurrezione di Gesù del 1603, i formati, come dire, sono molto diversi perché la resurrezione era di mi pare 7 metri di altezza. Però, a proposito di quello che diceva Claudio Seminari, attenzione, perché nella resurrezione c'è subito il ricordo proprio del martirio di San Matteo. Quindi può essere ci sia stato, come dire, un dare da avere, però il dare di Caravaggio verso Baglione è macroscopico, insomma, almeno è la lettura di Longhi che mi pare che sia stata poi confermata quasi da tutti. Poi alla resurrezione di Gesù, diciamo, poi si passa alla concezione con due santi, Papa Clemente e committente, che era la Papa che stava a Cremona, che è dell'anno successivo, 1604, che è scopertamente ardinesca, cioè ritorna al colorito fragola, verdino, aloe, eccetera, che è tipico del Tarpino. Quindi anche qui lo stile è, come dire, nel senso comune, è assolutamente un valore indifferente. Quello che conta è toccare la manopola giusta, come tu dici. Il terzo punto, che è quello più divertente, mi dispiace di doverlo affrontare con brevità perché era abbastanza divertente, cioè è quello dell'autopromozione.
che è un tema che circola in tutto il mondo. Ora, la descrizione dell'autoritratto del 6 che fa Baglioni è perfetta, perché effettivamente uno che in un quadro neanche tanto grande riesce a mettere non solo la propria figura, ma la catena d'oro donata dal cardinale Contrano, la spada, la croce uscita sulla cappa, la croce che pende, insomma tutto questo nello stesso quadro, beh, insomma, vuol dire proprio che qui c'è qualcosa che nella testa del Baglione, diciamo, frullava con particolare vivacità, per non dire. Poi c'è, ecco, tutto questo rientra appunto nella ricerca di dignità, no? Di dignità. Questa è una ricerca morbosa di Baglione. Poi c'è la ricerca di nobiltà. La dignità non è sufficiente se non c'è la nobiltà. Quindi la discendenza farlocca dai Baglioni di Perugia. Addirittura l'assunzione nel sigillo dello stemma con grifo, il grifone dei Baglioni. Poi quest'altra cosa che mi sembra, se io non voglio, in questo momento non mi ricordo il caso, non mi ricordo nessun caso di artista che abbia fatto una cappella personale in una chiesa importante di Roma. Io non so se, smentitemi, ma non me lo ricordo. Cioè il Baglione riesce a farsi cedere una cappella in Santi Cosma e Damiano, che diventa la cappella di famiglia. Di quale famiglia non si sa bene, vero? Perché è molto incerta la cosa. Però è anche la cappella sua personale. Quindi un altro elemento di questa ricerca, di questa autopromozione un po' morbosetta. Però, e poi c'è anche l'altro elemento, l'altra componente di questa ricerca di promozione, questa grande promozione, che è quella che è un po' la sindrome, io chiamerei la sindrome del meccanico, per carità che non si, non, che non, qualcuno non pensi che il pittore sia un bravo professionista, è molto di più, il pittore è vicino al poeta, è vicino allo scrittore, quindi bisogna fare i versi sotto l'amor divino, anche se non sono benvenuti, c'erano dei versi, chi li avesse scritti nessuno lo sa, intendiamoci bene. Poi c'è la scrittura delle vite e poi c'è la scrittura delle nove chiese, diavolo, le due tipologie più grandi della storia dell'arte di allora, cioè l'opera biografica e l'opera periegetica, i due grandi canali della... scusate se poco. Quindi c'è una autocostruzione di identità sfruttando tutti i mezzi a disposizione. E quindi tutto questo fa, certo, insomma, è anche un grande millantatore. Però io vorrei però sottolineare una cosa che forse non è stata ancora detta, cioè che tutto questo, sì, è anche fine a se stesso, perché c'è una componente narcisistica che ben conosciamo nella demografia artistica di ogni tempo. Però, attenzione, perché tutto questo porta anche all'aumento del valore delle proprie opere. Quindi è anche una grande operazione di marketing, questa. È una grande, per dirla oggi, è una grande operazione di marketing. Più sei cavaliere, più c'hai la spada, la croce, più c'hai la fama di essere anche scrittore e anche perfino poeta, e più i tuoi quadri valgono. Quindi, insomma, questa è un'operazione abbastanza interessante e, come dire, abbastanza attualistica. Ma però c'è un ma, e qui vorrei che poi i conoscitori di Baglione mi smettessero. Ci sono le lettere che sono venute fuori di Baglione. Le lettere di Baglione a Gerolamo Santa Croce, mi ricordano, scusate, la scarsa, diciamo, simpatia che ti notano per Baglione. Ma mi ricordano una lettera che Totò, detta al Peppino De Filippo nel film Totò Peppino e la mala femmina, cioè sono delle lettere, io non so chi le abbia scritte, perché magari qualcuno potrebbe sostenere che le lettere sono state fatte scrivere da Baglione o un suo scherano, ma non lo so. Però queste lettere sono un campione di scucitura sintattica e di, come dire, invenzione grammaticale,
Cioè, è incredibile, io non ho mai letto delle lettere, ho letto tante lettere di artisti, ma delle lettere così scuscite, così incredibilmente solecistiche, come quelle quelle che sono firmate da lui. Allora diciamo che insomma il confronto tra la lingua delle vite e anche delle nuove chiese di Roma e le lettere, insomma, è un confronto che, come dire, lascia molto a riflettere. Lascia molto a riflettere se dovesse essere risolto, come in qualche modo è lecito sospettare, bisognerebbe dire che veramente Baglione è stato un grande millantatore. Uno dei grandi millantatori, del resto la millanteria nel Seicento era talmente comune, è un po' come la... è un po' come i reati, un po' come la criminalità, talmente da giudicare talmente diversamente da come la giudichiamo oggi, è anche il millantare, è anche il falsificare la propria persona, la propria identità e la propria origine. Quindi da questo punto di vista mi pare che il libro di Bernoulli abbia toccato dei temi e dei problemi della storia dell'arte, in sostanza, dell'interesse generale. E io gli faccio un augurio che al suo libro renda il successo che merita, ma anche che Bernoulli ci dia lui stesso un libro su che cosa? Su Baglione sì, ma anche io una monografia su Baglione, francamente la parola monografia su Baglione non mi eccita moltissimo, però su Baglione e sulla fortuna a Roma nei primi decenni del Seicento, di questa specie di moderata declinazione del naturalismo, che è un fatto interessante e che coinvolge naturalmente anche altri artisti altrettanto interessanti quanto Giovanni Baglione, ma comunque una declinazione di cui lui è sicuramente uno degli esponenti più espressivi. Grazie. Grazie al dottor Bruno Toscani, chiederei ad Antonio Bernoulli di venire al tavolo. Buonasera, grazie a tutti voi che siete intervenuti e ai relatori che hanno presentato in modo così amichevole, lusinghiero, questo mio lavoro. Io sono partito appunto dalla constatazione che non riguarda Baglione, adesso dico solo qualche cosa in generale, poi magari faccio anche un paio, rispondo ad alcuni dei temi che sono stati sollevati dagli illustri colleghi che hanno parlato prima di me, cercando di dargli il mio punto di vista. Dicevo, sono partito un po' da una considerazione di già negli anni 70 del Novecento si venne a creare una dialettica per quanto riguarda la estensione maggiore o minore del fenomeno caravaggesco, che oppose in realtà due studiosi entrambi di cultura anglosassone. E andando più avanti poi, io da anni mi sto occupando di Orazio Borgianni, su Orazio Borgianni la monografia sì, intendo farla e la sto facendo, mi sono accorto di come tante figure che noi oggi consideriamo caravaggesche nessuna collega pittore e o autore, scrittore d'arte del Seicento le ha mai messe in rapporto con il Caravaggio. Hanno cominciato a essere messe in rapporto col Caravaggio nel Novecento e penso che questa visione dei contemporanei debba essere di nuovo messa in evidenza rispetto a quanto poi si è detto nei decenni più recenti. E l'altra scintilla mi è scattata quando una volta ho avuto a che fare con un antiquario dell'Italia settentrionale in rapporto appunto a uno dei quadri di cui parlo, quadro che era stato presentato come un'opera caravaggesca di Baglione, proprio Baglione seguace del Caravaggio, e invece secondo me, come ho
scrittore lì non c'entrava assolutamente niente, invece era un'opera che aveva degli ascendenti completamente radicati nella cultura manierista di 20-30 anni prima addirittura. E mi ricordo che mi disse l'antiquario, beh, io l'ho venduto, certo, però per me sarebbe stato un guaio, perché se lei me lo presentava a me il quadro come opera non caravaggesca, cioè sul fatto che fosse un'opera di Baglione non ci pioveva, sicuro, però se viene presentata come un'opera di un Baglione caravaggesco vale X, se invece è un'opera del Baglione che non ha niente a che vedere con Caravaggio vale la metà. E questo punto, cioè, lei mi nominava, professore, se lei mi faceva una critica di questo qua, il quadro era quello, non è che cambiava. Allora, come dire, mi sono un pochino stizzito, perché allora mi è apparso abbastanza evidente che così come il seguire il Caravaggio in un certo momento fu appunto, come è stato detto, fu una struggle for copyright, cioè una guerra commerciale al tempo del Caravaggio, allo stesso modo negli ultimi decenni del Novecento mettere sotto un quadro di qualunque artista il cartellino quadro caravaggesco ne aumentasse il valore commerciale. E allora mi sono così un pochino impegnato a smontare questa posizione, cosa che ho intenzione di fare, non sono solo in questa operazione, anche per quanto riguarda Orazio Borgianni, e intanto però ho voluto occuparmi di questo. Poi sì, è stato presentato molto bene per questo Baglione un po' pignolo, una cosa che mi ha divertito molto proprio con la macchinetta, la calcolatrice, a fare il conto della serva, perché c'è una specie di conto che lui chiede a Santa Croce, agli eredi, cioè alla Camera Apostolica, perché a Santa Croce gli vanno espropriati di tutto, di quello che ancora doveva avere, proprio fatto una partita doppia, a sinistra, a destra, coi conti, veramente dà l'idea appunto del carattere anche un po' ossessivo di Baglione come persona. E per il resto vorrei poi appunto anche dire come, questo l'ho spiegato appunto molto bene il professor Toscano, di come appunto ci sia questa moderata declinazione del naturalismo, che il naturalismo non significa solo Caravaggio, Caravaggio è una, la più alta voce del naturalismo, ci sono anche tante altre forme di naturalismo a quei tempi che non devono essere messe per forza a coda di quella del Caravaggio. Detto questo, sì, è vero, le lettere di Baglione sembrano la lettera di Totò, tant'è vero che non sono state mai incluse nella raccolta di Puttani Ticozzi, mentre invece c'è voluta la cribbia dei giovani Michele Nicolaci e Iuri Primarosa per tirarle fuori, l'operazione di questi ultimi anni. Volevo ancora, ecco, mi ha affascinato molto questo ribaltamento che ha operato Strinati del motivo formale caravaggesco, che è un motivo baglionesco appunto, che è quello della figura con le gambe accavallate al dominio di una figura seduta o sdraiata per terra che soccombe, ok? Sì, potremmo trovare addirittura l'ascendente nel gruppo incompiuto della Vittoria di Michelangelo di Palazzo Vecchio, ma insomma senza andare così in alto e così indietro, l'idea che la prima versione della, cioè che quando Baglione usa questa figura per esempio nei due amori giustiniani e che è così simile a quella della prima versione, quella che è venuta fuori dalla biografia del martirio di San Matteo di Caravaggio, possa invece essere un motivo effettivamente che Baglione fa anche prima, Strinati parlava del fresco di San Giovanni Laterano, e che sia stato appunto Caravaggio che a un certo momento abbia deragliato in direzione baglionesca, salvo poi pentirsene. Questo senz'altro l'ho trovato molto stimolante. Poi vorrei dire due cose a Giulia. Giulia, guarda, io sono... il quadro di Gregorio XIII è un quadro assolutamente giudicabile, certamente non ha niente a che vedere con lo stile di Baglione. Io non lo so, io sono certo che quello è il quadro che lui ha dato ai virtuosi al Pantheon. Poi sarà fatto fare da qualche collaboratore, si è fatto una copia con Lucido, così certamente lo stile di Baglione non si vede. Io ho scritto che è lui, ma qualche volta i pittori fanno anche cose in cui non si vede. Oltretutto appunto Baglione non è uno che faceva i quadri di seconda mano come facevano tanti pittori del Cinquecento, a cominciare da Jacopino del Conte per finire con Cristofano dell'Altissimo. Quindi voglio dire, forse le due cose per un caso eccezionale possono essere anche fatte coincidere.
Per il resto il colore degli occhi, guarda, io credo che Baglione avesse gli occhi come nocciola. Sinceramente, qui adesso mi è sembrato di intravedere, io di prima rosa, massimo esperto mondiale di ultravioleoni, io sulla un pochino sul fatto che Leoni idealizzassero non solo i lineamenti ma anche un pochino le cose come i colori. Poi dobbiamo anche stare attenti a quelli che sono i particolari morelliani, cioè chi ci dice, cioè, a me interessa, e qui lo vedo, che i colori nocciola degli occhi del Baglione di questo ritratto qui siano dello stesso colore del ritratto del 1607, e su questo io sono convinto. Certamente il disegno di Karlsruhe e di Leoni c'ha gli occhi chiari, questo c'hai ragione, però è vero che se tu metti anche gli autoritratti di Baglioni, compreso quello qui dell'Accademia di San Luca da Vecchio, lo confronti con i ritratti di tutti i Leoni, io sfido chiunque a dire che è la stessa persona, però noi siamo assolutamente certi che è la stessa persona. Quindi come? Giusto, dice il professore, giustamente anche sugli occhi si abbelliva. Esattamente, c'è poi questo processo idealizzante, insomma. No, dei nudi del Baglione pittore erotico è un argomento che non ho guardato, il mio libro assolutamente morale di Colombo. Che rispetta la... volevo dire due parole su, e con questo concludo, su due problemi di carattere filologico. Se passi all'altro documento, quella presentazione, quell'altra cartellina che fa scorrere l'immagine, volevo dire che certe volte le immagini, le fonti figurative vanno usate con un'importanza pari a quella delle fonti cartacee documentarie, e anche quando meno te l'aspetti, perché dopo aver finito il libro mi sono fatto una vacanza durante le vacanze di Natale nella mia amata Spagna, e mi sono fermato a visitare il Museo di Montpellier, e al Museo di Montpellier c'è un quadro del pittore Granet, una delle sue prime opere romane, 1802, con i sotterranei di San Martino ai Monti. Baglione aveva fatto due quadroni perduti con San Silvestro Papa e San Martino nella chiesa di San Martino ai Monti, ai lati del presbiterio. Questi due quadri erano stati smontati quando fu rifatto l'altar maggiore nel 1796, non si sa che fine hanno fatto. Ebbene, Granet nel 1802 fa questo sotterraneo e a una parete ci mette qualcosa che sembra, non è una tomba terragna come ci stanno ancora adesso, ma tutto l'aspetto di essere un quadro, si vede una specie di ectoplasmica figura, perché il quadro è molto scuro. Giulia, non è quel documento lì, è quell'altro. E quell'altro fa, chiudi la presentazione, se ci riesce. E insomma si vede è quello che aveva messo lei all'inizio che girava. Ecco, io scommetto, insomma, sarei l'idea di scommettere che il quadro che si vede nell'immagine di Granet possa essere il San Silvestro Papa di Baglione, che quando hanno rifatto l'altare l'hanno messo nel sotterraneo e poi chissà dove sia finito. Ecco, un'altra cosa che volevo poi sottolineare è con quanto possa essere problematica l'identificazione, questa è l'ultima che dico, l'identificazione di un quadro in rapporto ai documenti. Il quadro, ecco, questa è l'immagine, adesso la successiva è dritta. No, ma non è pensato, io sono piuttosto imbranato con i documenti. Intanto vado avanti, così non mi faccio perdere tempo. Allora, Baglione dice di aver fatto un quadro di San Giovanni Battista dal naturale per il cardinale Alessandro Montalto. Alcuni anni fa è venuto fuori un bellissimo quadro di questo soggetto nella... l'ha avuto un grande antiquario di New York, Otto Naumann, che l'ha venduto, la settimana scorsa, l'ha venduto a fine gennaio. Dice che c'è anche, nonostante l'abbia venduto bene, l'aveva comprato a un prezzo ancora più alto. Bene, questo quadro è firmato e datato 1610. E il libro, lo studio che ha fatto Benita Granata, non è questo, è quello con presagio dietro. Questo. Eccolo, questo qua. E questo è un quadro sontuoso, spettacolare, di un Baglione classicista. E
Nel libro di Belinda Granata sulle collezioni Montalto era stato trovato un pagamento della bellezza di 100 scudi, 100 scudi è il prezzo di una pala d'altare di un pittore medio, per un San Giovanni Battista, proprio al 1610, 3 agosto. E a me è sembrato evidente che il quadro dovesse essere quello di Naumann e non un quadro più piccolo di cui ci sono due versioni, una ad Atene e una in una collezione privata romana, non è questo, sono quelli che seguono, e che però c'è un inventario del 1655 che dice che questo quadro di San Giovanni Battista sarebbe alto 6 palmi, viene citato anonimamente ma in una guida viene detto che è di Baglione, e quindi che non possa essere quello di Naumann. Ecco, se noi guardiamo i documenti, effettivamente la mia teoria è sbagliata, ma vi sembra possibile che un quadro pagato 100 scudi e citato da Baglione oltretutto come dal naturale? Io sono giunto alla conclusione che quando Baglione usa il termine dal naturale implica in forma non sufficiente ma necessaria delle dimensioni pari a quella della figura umana in primo piano, anche se si tratta, come dire, di una cosa impropria, perché nella pittura la grandezza è fittizia, nella scultura è proprio dire grande come naturale, maggiore o meno naturale, nella pittura non lo è altrettanto. Però Baglione questa è una cosa che fa. Bene, che un quadro del genere possa essere stato pagato 100 scudi, come quello che abbiamo visto appena prima, storto, mi sembra assolutamente incongruo. E poi oltretutto Baglione nel 1610 farebbe due quadri di San Giovanni Battista, li cita quello più brutto e non cita quello più bello. È vero che si tratta del Cardinal Montalto, cioè, voglio dire che abbiamo degli elementi contrastanti, per cui se a favore di una teoria diversa abbiamo soltanto un'indicazione come i palmi, ma poi il quadro viene citato come sopraporta, e sopraporta in genere sono quadri orizzontali, non verticali, e dall'altra invece abbiamo il valore, l'importanza, le dimensioni del naturale. Quindi se guardassimo più le immagini invece dei documenti, forse potremmo qualche volta cambiare opinione. Ma chiudo subito con questo e voglio fare l'ultima considerazione riguardo a quello che ha detto il professor Toscano, questo è più interessante, per quanto riguarda le citazioni, i motivi formali caravaggesi. Certamente c'è uno scambio a livello di citazione, il professor Toscano faceva riferimento a quel Cristo della Galleria Borghese, no, con la figura dello sgherro che fa questo movimento così con le braccia a squadra. Sì, d'accordo, ma su questo siamo perfettamente d'accordo. L'importante è distinguere quella che è la citazione formale della figura da quello che è lo stile. Per cui noi possiamo avere una citazione formale di una figura che è identica, che so, in Veronese e in David, tanto per citare figure lontane nel tempo e nella cultura, no? Nonostante essere trattate in un modo completamente diverso dal punto di vista della superficie, della luce, della struttura della figura, anche se poi la forma, diciamo, del disegno può coincidere. Grazie. Non...